Ho visto. Oggi vi faccio vedere come si fa i frascarelli. Allora, questo è il tutorial per fare i gigitti. Dopo tutta la ricetta la trovate sopra, quella più veloce, nel senso. Allora, prendete una farina 00. L'acqua tiepi bella callotta, però che no, che scotta. Poi mettete un po' di farina. Poi con una spatola, questa la spannete, non deve essere preciso, eh. Potete farlo anche a mano, così, mettete così. Poi adesso con questa mano prendete l'acqua calda e cominciate a fare così. Capito? A sgrizzagli da gente. Porca puttana, si scotta. Poi fate questo lavoro. Sentirete che comincia a fare tutti i cicciolitti. Adesso rifate ancora così. Fate un bello spessore di farina, sennò. Ahia, si scotta. No, i gigitti non ve li fa. Adesso che comincio a fare i primi grumi, non avete paura di schiacciarli, perché questi va a schiacciare. Adesso poi faccio vedere, questi si fanno così. Praticamente dovete fare tutta sorta di pallette, capito? Non deve essere per forza rotonde, può essere anche squacquaraquate, tipo così, capito? Fate una bella cosa così. Poi rimettete qui e ci ributtate un po' d'acqua dopo, perché questo tipo di impasto, porca puttana troia, si scotta. Questo qui andrà battuto a coltello, capito? Adesso io questi oggi li faccio solo per me, quindi non è che ne faccio un'esagerazione. Cioè, tipo questi, quando con mezzo chilo di questi ci fate parecchia roba. Dopo considera che tra la farina e l'acqua tutto quanto viene fuori, se mettete 2 kg di farina, 2 litri d'acqua, per farlo addensare, 2 kg di roba, 2,5 kg, capito? Con la farina e tutto. A questo punto adesso date una bella raschiata. Poi prendete un bel coltello che taglia, e poi zacca, 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 non troppo fino, grossolano. Se vi sembra ancora un po' grande, vi date un'altra passata. A questo punto prendete anche uno scolapasta e buttate dentro. Poi vedete? Precisi, precisi, è così. Poi
Poi li mettete su un... Ecco. Vedete come sono fatti? Dopo, se volete fare adesso tipo questa prima che è avanzata, voglio dare un pochetto d'acqua per farne altri po', si può fare. Sembra meglio che vanza che manga in parete. Capito com'è la storia? Vedete qui. Mi fa male la schiena, mamma mia. Poi fate come prima, e voilà. Ecco, questi per una persona è più che sufficienti. Allora, metteteli belli larghi. Larghi, così, poi li mettete in frigorifero e dopo vi farò vedere come si cuoce. Ciao!